Su Google Presentazioni è arrivata una bella novità che dovrebbe consentirvi anche di utilizzare Google Meet in maniera molto più semplice. Volete sapere di che cosa si tratta? Beh, allora dovete rimanere con me. Amici di Prof Digitale, ben ritrovati. Io sono Alessandro Bencivenni e se voi siete degli studenti o degli insegnanti che vogliono imparare ad utilizzare meglio le nuove tecnologie sia a casa che a scuola, beh, allora dovete assolutamente premere il tasto iscriviti qui sotto per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video. Non vi costa niente. Inoltre vi ricordo che sul mio profilo Instagram continuano i video brevi, delle piccole chicche che io ho chiamato Instapillole, sempre a tema Educational Technology. Inoltre, se a qualcuno di voi va di offrirmi un caffè, trovate le coordinate della mia pagina TP sempre qua sotto in descrizione. Come vi dicevo, Google Presentazioni ha aggiunto una novità che ci consentirà di lavorare decisamente meglio e come insegnanti soprattutto sappiamo che Presentazioni è uno di quegli strumenti che usiamo veramente tantissimo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Come vedete qua ho ritirato fuori una presentazione che avevo già usato in un video precedente, ma vado subito sul tasto avvia presentazione per far partire la modalità a schermo intero. Una volta fatto questo mi sposto con il mouse nell'angolo in basso a sinistra e come vedete qua trovo un nuovo controller delle diapositive. Cliccando sul numero al centro mi è possibile vedere non solo il numero della diapositiva ma anche il suo titolo e posso saltare da una diapositiva all'altra. Con le frecce posso andare avanti ed indietro, ma posso continuare tranquillamente ad utilizzare anche i tasti freccia avanti e freccia indietro della tastiera per mandare avanti appunto la mia presentazione. Ma secondo me la parte più interessante sta qua in questi tre pallini che stanno proprio in fondo al controller, ovvero il menu delle opzioni. Parto dal basso per far vedere che sotto altro è possibile direttamente scaricare anche dalla modalità di presentazione un PDF della nostra appunto presentazione oppure un file PowerPoint. Possiamo stampare o addirittura far partire una sessione di domande e risposte, ma questo lo vedremo tra pochissimo. Possiamo anche attivare i sottotitoli. I sottotitoli al momento sono solamente in inglese, ma nel momento in cui arriveranno anche in italiano, perché arriveranno, sarà veramente un ottimo ausilio anche per quegli studenti che hanno difficoltà a livello uditivo. Facciamo una prova. Hi everyone, how are you? Per disattivare i sottotitoli, come vedete, basta tornare nella sezione preferenze sottotitoli. Possiamo anche aumentare le dimensioni del testo, decidere di mettere i sottotitoli in alto, in basso, quindi nel momento in cui arriveranno in italiano sarà veramente molto utile. Abbiamo anche la possibilità di avviare la riproduzione automatica delle slide. Io qua per esempio ho messo ogni 2 secondi in loop, possiamo riprodurre le slide, quindi se magari avete fatto delle slide e le volete utilizzare un po' come un'animazione, una GIF, potete farlo tramite questo comando. Per interrompere basta tornare sul menu riproduzione automatica e cliccare su pausa. Altra cosa, abbiamo il puntatore laser come avevamo prima. Il puntatore laser ci consente di attirare l'attenzione su un punto specifico della slide. Attenzione a non cliccare, perché cliccando si va sulla slide successiva. Il puntatore laser può essere attivato anche premendo semplicemente la lettera L sulla tastiera. Attivato, premo L, si disattiva, premo L, si riattiva. Infine vi faccio vedere le note del relatore. Cliccando su apri note relatore avremo a disposizione tutte le informazioni che abbiamo messo all'interno della presentazione proprio nello spazio riservato alle note del relatore. Una cosa molto interessante, perché quando vado a condividere per esempio su Meet, e tra poco parleremo proprio di quello, non condivido questa finestra che rimane di fatto solo per me, dove posso controllare il tempo trascorso e appunto ho una serie di appunti che mi possono servire per la mia lezione. Dove inserisco le
le note del relatore, ve lo faccio vedere, premendo ESC torno nella modalità di modifica e in questa parte, come vedete in basso, posso inserire tutte le note del relatore che voglio, che saranno visibili in modalità presentazione solamente a me. Collegate alle note del relatore abbiamo, come vi dicevo prima, le domande e le risposte, abbiamo le note del relatore, qua abbiamo gli strumenti per il pubblico che non sono altro che le domande e le risposte. Io posso avviare una sessione di domande e risposte, qua ho l'indirizzo che dovranno usare i miei studenti per appunto porre le domande e le domande appariranno ovviamente qua sopra e posso decidere di accettare domande, dove voi vedete Prof Digitale ci sarà il nome della vostra scuola e quindi posso anche accettare le domande solamente da parte degli utenti del mio dominio e quindi della mia scuola. Infine veniamo a Google Meet. In che modo questa nuova modalità mi semplifica la vita? Voi sapete che mandando a tutto schermo la presentazione questa poi praticamente ci impedisce di vedere Meet, quindi quello che succede per esempio in chat, la lista degli alunni, eccetera eccetera. Allora vi consiglio di fare questa operazione qua. Quando avete lanciato a tutto schermo la vostra presentazione, andate sulle opzioni e ditegli esci dallo schermo intero, non termina presentazione perché quello vi riporterà alla modalità di editing, ma esci dallo schermo intero. Trasformerà la presentazione, come vedete, sempre in modalità schermo pieno, quindi senza la possibilità di editare le slide, ma verrà relegata all'interno di una scheda. Una volta fatto quello, potrete trascinare la scheda dove sta la presentazione praticamente in una finestra separata, che volendo potrete ridimensionare. Il vostro Meet, che io in questo caso ho già aperto, lo potete mettere sull'altra metà dello schermo, sempre trascinando i bordi della finestra. E ora potete andare su Presenta ora, una finestra, e scegliete la finestra dove è aperta la vostra presentazione. Quindi, ve lo ripeto, ve lo faccio rivedere più che volentieri, vi basta andare su Presenta ora, lo rifacciamo, Presenta ora, mi raccomando una finestra, e siccome le abbiamo separate in due finestre diverse, mettiamo la finestra dove è la presentazione e poi clicchiamo su condividi. In questa maniera vi faccio vedere, io qua ho la mia presentazione a schermo intero, quindi pronta per essere fatta vedere ai miei alunni, e se vado qua dove c'è la mia presentazione e clicco sulla puntina da disegno, vedrò quello che vedono i miei studenti, ovvero la mia presentazione a tutto schermo. Questo è indubbiamente molto comodo perché non ho più bisogno di mantenere la mia presentazione a tutto schermo e quindi perdere l'interazione su Meet, e tutto questo avviene in maniera molto semplice. Quando qua ho finito di presentare, premo il tasto ESC per ritornare nella modalità di editing. Bene, spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Nel caso, un mi piace e l'iscrizione al canale se non l'avete già fatto mi farebbero veramente molto piacere. Vi ricordo che Prof Digitale è presente anche su altri social, se vi va di seguirmi. E l'appuntamento è per venerdì con una nuova puntata di Attenti a quei due. Parleremo di Canva ancora una volta, ma stavolta ci dedicheremo alle animazioni e ai video, non mancate. Invece l'appuntamento con le pillole del prof è come sempre qua ogni lunedì. Grazie mille, alla prossima.